Bentornati ragazzi, eccoci giunti nuovamente su FIFA 16, e più esattamente alla Road to Division 1. E ragazzi, questa qui che state vedendo è la mia nuova formazione, con gli spacchettamenti che ho fatto nello scorso Opening Pack. Se non l'avete visto, andatevela a vedere. Troverete sul video al lato la schedina per andarvela a vedere, vi lascerò la notazione e potete vedervi quindi il video. Mi sono comprato questi giocatori perché volevo farmi una formazione della Serie A, e quindi questa è la squadra con Higuain e Bacca in avanti, Perisic, Pjanic, Guarin e Salah per il centrocampo in 4-4-2, Evra, Bonucci, Miranda, Maicon e Handanovic in porta. E queste sono le sostituzioni: abbiamo Antonelli, Magnésius, Abate, Bonaventura, Blachikowski, poi c'è Luis Adriano, Dzeko, Lopez, Castan, Felipe Anderson, De Jong e Balotelli. Quindi ragazzi, questa è la formazione che mi sono voluto creare, del tutto italiana. E ora ragazzi, andiamo subito. Ora farò una partita. Oggi vi porto una partita dell'Auto Division 1 con questa formazione, così iniziamo a farla amalgamare. Quindi ci vediamo fra poco con la prima partita. Ok ragazzi, eccoci qui giunti alla partita. A voi è passato un secondo da quando vi ho detto ci vediamo con la prima partita. A me sono passati oltre 10 minuti. Ragazzi, non mi trovava nessun avversario. Praticamente io ho 6 punti perché ho vinto le prime due partite. Intanto già lagga, già sta iniziando a laggare come non mai. Mi bastavano altri 3 punti per poter andare in divisione 10. Attenzione subito, nel frattempo attenzione al tiro, il gol subito, 1-0. Si parte subito forte, subito forte ragazzi. E si va così, si va così, subito 1-0 alla prima azione. La Serie A, la Serie A. Non ho visto chi ha segnato ragazzi. Ah, Salah, Mohamed Salah. Pallone ancora fermato, sbaglia tutto. La connessione. Ragazzi, non so che è successo, è saltata la connessione. Spero che mi dia la vittoria. Vediamo. Sì, ok. Abbiamo vinto ragazzi. Allora, questa partita è ovviamente abortita subito, quindi ci vediamo fra poco con la seconda partita, sperando che riesco a giocarla tutta, insomma. A fra poco. Ok ragazzi, eccoci qui tornati con la seconda partita. Allora ragazzi, avendo vinto quello di prima, siamo a 9 punti, quindi siamo già qualificati. Ora dobbiamo lottare per la vittoria proprio del titolo. Però siamo già promossi. Attenzione Higuain nel frattempo, guardate ancora il Pipita. Il Pipita ancora. Higuain al tiro, subito parata. Il nostro avversario c'ha una buona formazione ragazzi, ma non so che cosa abbia fatto qui. Però ho sbagliato un gol già fatto. Attenzione ancora il tiro, ancora il portiere, ho sbagliato un gol davanti alla porta, subito. Cioè, il nostro avversario c'è una buona formazione, tutta composta da giocatori ovviamente spagnoli. Attenzione ancora, pallone dentro. Ancora pallone lisciato da non so chi. Comunque sta soffrendo il nostro avversario, subito. Ha sbagliato ancora Evra, traversa, traversa fuori. Attenzione, Higuain ancora il tiro. C'è sempre uno davanti. C'è sempre uno davanti. Sì, proviamo così. Attenzione, parte Pjanic. C'è sulla linea. Aveva messo il difensore, l'avevo visto. Pensavo di riuscire a dare più alta. Attenzione ancora, ha sbagliato ancora. Pallone dentro. Volevo fare la finta, ragazzi. Non mi è riuscita. Attenzione, che avanza. Bonucci. Bonucci, Isco, traversa da parte del nostro avversario. Non ha fatto niente la prima azione, già traversa. Perché lagga? No, al tiro. Perisic. Perisic ancora. Avanza Perisic. Perisic deve andare da solo Perisic. Perisic ancora. È solo Perisic. È solo Perisic. Gol! 1-0. Siamo in vantaggio. E ora gli facciamo anche sentire l'orecchio al nostro avversario. 1-0. Perisic ha fatto tutto da solo, senza finte, fintine e stupidate varie. Vedete, Perisic ce ne va. È in fila. Ancora attenzione. Se ne va dentro Mohamed Salah. Mohamed Salah fermato. Arbitro, bruttissimo fallo. Oltre al rigore ci deve essere l'espulsione. Vediamo. No, ammonizione, è stato graziato. Però ragazzi, era da dare l'espulsione. Ok, parte Milan e Pjanic. Vediamo di riuscire a segnare. Attenzione, parte, gol, 2-0. Senza problemi, ragazzi. Senza problemi, 2-0. Attenzione ancora, Carlos Bacca. Prova a recuperare, non ce la fa. Pallone dentro, ancora Bacca. Bacca dentro, Higuain, miracolo del portiere, ma era fuori gioco. Comunque, bellissimo.
gesto atletico del Pipita. E finisce il primo tempo 2-0 per noi, ragazzi. Partita fino ad ora, devo essere sincero, per nulla impegnativa, perché il nostro avversario, oltre alle finte, non fa nient'altro. Ok ragazzi, allora il nostro avversario ha quittato dopo la fine del primo tempo, quindi ha deciso di andarsene. E niente ragazzi, quindi anche questa partita è stata interrotta, quindi però abbiamo ottenuto i punti. Ora vi faccio vedere. Quindi comunque siamo andati in divisione 10. Ecco, infatti, campioni di divisione, c'è anche il trofeo. Quindi siamo avanzati di divisione. Ok, qui abbiamo ottenuto i 2000 crediti, come vedete. E ragazzi, oggi l'episodio è andato così. Ecco qua, titolo vinto. Ragazzi, oggi l'episodio è andato così. Due hanno quittato. C'è un terzo che ha quittato, che non vi ho fatto vedere nel video, che ha quittato, perché ha quittato praticamente dopo 3 minuti di gioco, quindi non ve l'ho neanche portato. Però oggi su 3 persone, 3 quittatori, meno questo è esistito un tempo, quindi non capisco che cazzo si sta a fare questa gente su FIFA. Secondo me dovrebbe essere bannata per come interpretano il gioco, non perché hanno quittato, ma perché quittare al fine primo tempo dopo pochi minuti per me non ha senso. Comunque ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Dal prossimo episodio saremo in divisione 10. Mi raccomando, continuate a supportare la serie lasciando un like, condividendo, commentate se anche a voi è capitato di trovare questo tipo, questi tipi di persone, questo tipo di gente. Ci vediamo al prossimo video, qui da Angelo Nero 83 è tutto, bella!